un segno concreto della misericordia del Padre, attente alle nuove forme di povertà dei nostri tempi, alle persone senza famiglia, senza casa, senza patria e bisognose di accoglienza. Sono le suore ospedaliere della misericordia, nelle parole di Papa Francesco, che ha ricevuto una folta delegazione della famiglia religiosa in Vaticano. Voi, ha ricordato il Pontefice, dedicate la vostra vita al servizio di chi è ricoverato negli ospedali, a chi nella debolezza della malattia deve affidarsi agli altri. E per fare questo, ha aggiunto, non c'è bisogno di lunghi discorsi, una carezza, un bacio, uno stare accanto in silenzio, un sorriso. Ed ha ricordato le difficoltà del servizio dell'ospedaliere, causate anche da una cultura laicista che mira a togliere anche dagli ospedali ogni riferimento religioso, a partire dalla presenza stessa delle suore. Quando questo avviene, però, ha sottolineato Papa Francesco, si accompagna non di rado a dolorose carenze di umanità, stridenti nei luoghi di sofferenza. Non stancatevi di essere amiche, sorelle e madri degli ammalati. Su quel letto di ospedale giace sempre Gesù, presente in quella persona che soffre, ed è Lui che chiede aiuto a ciascuna di voi. È Gesù. E a volte uno può pensare, ma alcuni ammalati danno fastidio, ma anche noi diamo fastidio al Signore, ci sopporta e ci accompagna. La vicinanza a Gesù e ai più deboli sia la vostra forza.